Oltre il vino, oltre l'immateriale, esiste una cosa chiamata visione. È una delle leggi naturali del mondo e ha il potere di portare qualcosa di nuovo. I grandi vini, le icone e i miti costituiscono l'ossatura del tessuto culturale di un intero paese, così come i territori vitivinicoli che nel corso degli anni si sono assestati nel mondo come delle favole, vive nei canti e nei racconti degli scrittori d'ogni tempo, da Geoffrey Chaucer a Marco Vichy. Entrambi evocano la Toscana, una regione in cui l'arte e il vino sono complementari, insieme per superare la dualità tra il materiale vino e l'impalpabile arte, in un unico che crea a sua volta il paesaggio, meraviglioso tra cipressi e tramonti, cotto fiorentino e boschi selvaggi, in tinte sfumate di arancio e viola sui tramonti di ogni stagione, nonostante il cambiamento climatico che morde e spaventa gli agricoltori. Nella favola di questo tempo si trova il Chianti classico, reso grande soprattutto dalle sue aziende, in una piccola contea enologica paragonabile agli chateau della bassa Occitania, dove i modelli di business sono simili a quelli delle shires britanniche e l'eleganza di modi ed espressioni linguistiche incontra lo stile manifatturiero dei vestiti e dei tessuti lavorati dagli artigiani locali. Il Chianti classico, dove arte e viticoltura sono sorelle e spesso si incontrano, ancora dal 1716, anno in cui l'illuminato Cosimo III dei Medici, Granduca di Toscana, ascoltando i suoi tecnici agronomi d'alta formazione, decise di sancire un bando per preservare e tutelare la qualità di un simbolo, il vino di Toscana, il Chianti nella sua unità. Oggi esistono più Toscane in tutte le sue zone, da Montalcino a Bolgheri, la Maremma e il Casentino, Montepulciano e San Gimignano, per citarne alcune. In un affresco del genere non può mancare l'arte del mecenatismo, che non può e non deve scomparire dalle cronache, perché l'arte, come il vino, fa progredire la civiltà. E così la Toscana da sempre è meta di elezione di chi da forestiero ha voluto investire sul territorio a mezzo arte. Ci riferiamo a produttori come la famiglia Fenfer Canali, che nel Chianti classico investe e cura i vigneti producendo vini di qualità sopraffina con la Griff Nittardi. In Nittardi l'arte è una costante e lo è nell'etichetta del Chianti classico Vigna Doghessa, in cui l'arte è stata scritta ed impressa sin dal 1981 ed è tuttora viva, da nomi grandi ed importanti, in grado di lasciare una traccia libera ed ispirante per ogni essere umano. Non passano inosservate le etichette a firma Pierre Alecinski, Cornille, Dario Fo, Carlotto Goetz, Gunter Grass, Friedenschick, Unterwasser, Mimmo Paladino, Fabrizio Plessi e Mikis Theodorakis o Yoko Ono, nel caso della quale regna l'assenza di segno grafico a favore di una semplice poesia in stile Imagine. Partiamo dal mondo del vino, quello caro a Wine News. Se parliamo di elementi che compongono l'arte del far vino, quali sono nella viticoltura e nell'enologia contemporanea quelli principali? Noi abbiamo tutti questi elementi che sono il territorio, la tradizione, il know-how locale, i vitigni, il vitigno, nel nostro caso il Sangiovese, e poi il clima che fa molto da padrone, che è sempre più bizzarro, direi. Ci fa sempre lavorare di più, insomma, sempre più complesso, e con tutti questi elementi noi possiamo un po' giocare, provare a fare un buon prodotto che racconta anche un po' questi elementi diversi e li proviamo un po' a raccogliere dentro la bottiglia. Hai citato il clima, come valuti l'andamento climatico di questa annata? Prendiamo anche un'annata come il 22, io penso che dobbiamo un po' cambiare il modo, stiamo cambiando il modo in cui lavoriamo in vigna, quello che pensavamo sempre fosse un'agricoltura corretta, ormai forse non lo è più, dobbiamo sempre essere più flessibili a cambiare veramente da giorno in giorno, da settimana in settimana, insomma, come lavoriamo. E questa annata, per esempio, in cui è stato caldissimo fino ad agosto e non ha mai piovuto, tutto l'inverno non ha mai piovuto, poi ha piovuto tantissimo tra agosto e settembre. Poi c'è stato il grande problema quest'anno di trovare la gente che vendemmiava, la gente che lavorava in vigna, come in tutti i settori, anche nell'agricoltura abbiamo avuto problemi veramente a trovare la mano d'opera.
Dunque quest'anno abbiamo sudato tanto, sì, abbiamo dovuto lavorare tanto, e, però anche il 2022 è una bella annata, direi. Per il 2022 io sono contento di come è andata, però dobbiamo un po' cambiare l'approccio a come lavoriamo. Tornando alle etichette d'artista, per i 40 anni del Vigna d'Oghessa si è svolto anche il premio internazionale Nittardi, una cassa da 6 bottiglie di Chianti Classico Vigna d'Oghessa 2020, vestite con 6 diverse etichette e fasciate da 6 carte seta, destinata agli appassionati collezionisti del vino Nittardi. Sono state firmate dagli artisti vincitori del premio Olle Borg, Fausto Maria Franchi, Andreas Flusas, Ziguras, Chiara Mazzotti, Ulrich Sibut e Peng Peng Wang, e una Magnum vestita da Roberto Marialino, che ha ricevuto il premio d'onore. Come si approccia un artista alla realizzazione di un'etichetta? Allora, gli artisti che fanno l'etichetta e la velina la fanno normalmente nell'anno dopo l'anno dopo la vendemmia, dunque hanno già la possibilità di capire un po' come è stato il vino, cosa poi ci sarà alla fine nella bottiglia, però è sempre un po' difficile provare. Io racconto sempre agli artisti che vengono a Nittardi, normalmente fanno le opere a Nittardi, io li racconto sempre un po' come era la vendemmia, come sarà il vino, però poi loro fanno sempre un po' quello che gli pare, sono molto, per fortuna, anche sono dei spiriti molto liberi e per quello è difficile influenzarli, per quello avrei difficoltà a raccontare un filo rosso tra l'etichetta e il vino che c'è nella bottiglia. Vorrei che fosse così, però avrei difficoltà a farlo. Un volo a picco al confine di due mondi, quello del vino e quello dell'arte. Entrambi hanno un bisogno di un riscontro, quello di un pubblico, di un occhio, di un palato. Il pubblico di tutti i tempi ha sancito il successo e la canonizzazione di uno stile artistico, ed in tempi più recenti questo è stato anche il processo di costruzione del gusto enologico, guidato dai palati eletti. Il pubblico, dunque, che esprime un concetto universale di sensibilità che si mostra come la vera chiave di unione di due mondi uniti proprio da questa forza, la sensibilità dell'artista, del sommelier o del produttore di vino. Dunque, gli artisti di tutto il mondo che sono venuti in Toscana hanno colto con la loro sensibilità il sentimento naturale del territorio. La sensibilità c'è, non ce l'abbiamo tutti. Specialmente il produttore che lavora con queste piante, con questo sviluppo arboreo. La sensibilità c'è, ma desiderio di unire la sensibilità alla praticità, alla forma, all'arte e a questo senso di bellezza che un po' ci circonda, perché bellezza sono anche le vigne spoglie, sono anche... Quindi abbiamo invitato degli artisti. Prima era uno, poi due, poi all'inizio chiedevamo noi agli artisti, adesso sono gli artisti che chiedono a noi, e che di mettere insieme la terra, la vita, cioè è un inno alla vita, per noi è un inno alla vita, la vita che si estrinseca attraverso le quattro stagioni, belle, brutte, fredde, calde, piovose, quindi l'etichetta rappresenta tutto il nostro ciclo vegetativo, ciclo di vita, questa è un po' la sensibilità di cui parlavamo, è questo che ci fa, no, che ci fa andare avanti e con sensibilità diverse, artisti di tutto il mondo sono arrivati qui nelle nostre foreste, colline boscose del Chianti, e dalla Francia, dalla Germania, dall'Australia, da tutti i punti sono arrivati e ognuno si è messo lì e ha fatto qualcosa. Alcuni non sono venuti, tipo Dario Fo, era già molto anziano, o la Yoko Ono non è venuta, siamo andate noi da lei. Li abbiamo anche inseguiti questi artisti, ognuno in assoluta libertà, fai quello che vuoi. Questa è stata un po' la libertà e il ciclo della vita, insomma. Io dico sempre, siamo sempre alla ricerca di buone notizie. E quindi se riusciamo a fare un buon vino, facciamo anche buone tante persone. Fai una cosa buona, una cosa che ti convince, che ti piace e che ti dà anche una prospettiva di uscire dai tuoi piccoli confini piccolini, no? Di andare avanti, di imparare dagli altri.
Sul Lungarno Guicciardini a Firenze sorge uno dei palazzi che furono dei Medici. Oltrepassato il portone si trova una chiesa sconsacrata che Enrico Coveri ha trasformato in una galleria d'arte Palazzo Coveri. Il complesso oggi si accende come una piccola luce dell'arte contemporanea nella estremamente rinascimentale Firenze. La galleria presenta anche di eventi molto particolari, di grande qualità come questo di ora della collezione dei vini Pfeiffer che avevo presentato in occasione dei 20 anni e che sono felicissima di che abbiamo potuto fare una collaborazione per i suoi 40 anni di questa meravigliosa collezione che è come andare in un museo di arte contemporanea. Ed infine dunque l'arte, quella che scorre, che anche lei, come il vino, vive dei suoi tempi, delle presentazioni, delle gallerie, ma soprattutto degli artisti. A Wine News, tre artisti di fama internazionale che hanno prestato il loro saper fare alle etichette di Nittardi. Ma io per l'etichetta di Nittardi mi sono ispirato alla musica. Ho pensato che la musica deve essere il motivo conduttore per arrivare a una forma di astrazione. In fondo il vino è qualcosa di sublime, qualcosa che fa uscire con la mente, la fantasia, aiuta a vivere meglio. Per me è un grande piacere sapere che la mia opera d'arte è su una bottiglia di vino. Ho il piacere personale di conoscere i viticoltori e di conoscere il lavoro di enologi e produttori di vino. Ho un grande rapporto personale con la terra, con la crescita delle piante. Per me come artista è sempre uno scambio quello con i produttori di vino. Sa, per me questo era l'obiettivo, essere su bottiglie che ora sono dirette in tutto il mondo. È bello e mi fa piacere, ma il punto è il vino. Spero che alle persone faccia piacere vedere una bottiglia di vino vestita con un'opera d'arte. In questo caso è il tessuto a vestire la bottiglia e il livello, diciamo, di vestibilità è fatto proprio su misura, perché in questo caso il tessuto, questo rosso, è tinto nel vino, perché ogni materiale che io uso ha una storia pregressa. In questo caso avere a che fare in maniera profonda con la storia di Nittardi, quindi legato comunque al mondo dell'arte da, appunto, celebriamo i 40 anni, mi sembrava il legame perfetto, quello di tingere il mio tessuto ricco di storia, perché sono dei camici operatori di mio padre che io cucio a mano insieme ai miei indumenti personali e poi tendo su tela, in questo caso tinto nel vino, e quindi è un vestito che ho cucito su misura per la Magnum di Nittardi.